Ciao operatore, attendi la connessione ai server Tonkamsis Rainbow Six Siege. Dopo 16 anni riuscirai forse a connetterti. Non ti sei ancora connesso? Bene operatore, questo gioco ha i server di merda. Ma questo lo sapevi già. Oh, ma organizzano una gita per andare a vedere come sono fatti i server della Ubisoft. Io ci sono andato, stanno i criceti che stanno sulle ruote che girano. Ogni tanto uno muore di infarto. Intanto uno un criceto, il server si blocca. Vabbè, fu un tempo andiamo a fumare una sigaretta. Cioè, sono 16 ore che sta fa. Attendi la connessione ai server di Tom Clancy Rainbow Six Siege. Ah, mi dicono che i server vanno bene oggi. Anche tu, ragazzuolo, hai comprato un prodotto Ubisoft e non sei soddisfatto dei loro server. Okay. Benissimo, prendi anche tu un errore di connessione ai server di Tom Clancy Rainbow Six Siege. Codice di errore Tom Clancy Rainbow Six Siege. 2x0. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Atti Gaming. Siamo ancora qui su Rainbow Six Siege, pronti per una libera strana, una tattica particolare, la tattica del granchio. Quindi però prima che ora spiego, vi spiego una cosa fantastica, una cosa che abbiamo fatto che vi piacerà tantissimo. Ovviamente il video lo sta facendo solo lui. Noi non ci siamo. È normale, no? Sì. Come al solito con me ci sono Tony e Pierre, che io mi ero dimenticato di presentare. Ma c'è un motivo. C'è un motivo. Ciao, allora, ragazzi. Tony, a te non te devo più presentare perché siamo nemici in questo momento. Non possiamo più cooperare. Quindi... Ah, è quindi, giusto. Quindi dobbiamo parlare tramite i nostri avvocati. Quindi vuol dire che vi ucciderete pure nella partita? No, Pierre, nella partita no. Saremo indifferenti. Però possiamo uccidere Pierre. Ok, sì, Pierre si può ammazzare. Allora, aspetta, prima di dirvi la grande sorpresa, vi dico, allora, in difesa, allora, la tattica granchio la famo in attacco, o la famo pure in difesa? Facciamo. Infatti sì. Allora, la tattica granchio bisogna camminare soltanto de lato. Ecco. Indietro però si può camminare. No, te giri de lato, se vuoi andare indietro e poi vai indietro. Ah, quindi solo A e D dobbiamo usare come tasti. Sì. E gira con la visuale, sì, col bravo, mouse. Bravo. Bella merda. Oh, mio, la mannaggia miseria, sembrava più facile. Sì, infatti sembrava più semplice, sembrava. Comunque sì, allora la sorpresa è questa. Vi ricordate nella puntata scorsa abbiamo fatto praticamente una scommessa io e Tony. Levati dal cazzo, non posso camminare. Ah, sbaglio, spingo la F. Abbiamo fatto una scommessa io e Tony. No? Vi ricordate? La scommessa era sulla cosa di sulle visualizzazioni del video di For Honor. Benissimo. Abbiamo creato una pagina Facebook che troverete in descrizione, dove potrete schierarvi praticamente o con me o con Tony. Ma non è finita qui. Ci sarà una vera e propria guerra sia tra le due fazioni, quindi che comprenderà video, immagini fatte da voi, poi logicamente si assegneranno i punti per vedere quale fazione poi alla fine vincerà. Mario, c'è un problema. Qual è il problema? Se non posso premere W, come salvo? Ah, io mi sono scordato a mettere le cose. Vabbè, per salire posso salire pure con quella. Ah, allora siamo dei granchi evoluti. Vabbè, non è difficile alla fine. Mi sono scordato, per chiacchierare mi sono scordato a mettere tutte le cose. Sì, non è difficile. Come sprinti di lato? Che sei, un canguro? Guarda, è morto il froccio. Lo so, devo venire di lato. Tiratemi su. Sei sotto al tavolo. Non muoviti, alzati, quello ti uccide Twitch. Ok, basta, non le metto più, vaffanculo. Oh, sono sotto, sono buggato. Aia, no, mi devo uccidere di lato. Mamma! Come cazzo no? È scoppiato nello stesso istante. Solo di lato, mio. Solo a Eddie. Mi sono sparata chi? Per come? Per cosa? Marete bastardi! Sono esplose delle cose. Ecco. Mi sono mosso di lato, mi è arrivato un proiettile in testa, mi è arrivato. Il granchio è morto, sì. Il primo granchio è morto, raga. Ma c'è qualcuno sopra? Comunque sì, intanto approfitto per dirvi per bene quello che vi stavo dicendo. Cioè, allora, ci saranno due fazioni, voi potrete votare, c'è proprio direttamente un sondaggio che vi permetterà di entrare nel mio esercito, non in quello di Tony. Anzi, quello di Tony adesso lo cancello, de pulsante. Comunque,
potrete entrare sia nel mio esercito che in quello di Tony. Potrete praticamente mandarci tramite il gruppo delle immagini, dei video fatti da voi, delle canzoni, dei, non so, degli stornelli, quello che più volete, per cercare di portare punti alla vostra squadra. Quindi, che ne so, fotomontaggi, nulla di imbarazzante o di insulti, insomma, o di offensivo. Tutto il resto è valido per dare punti. Decideremo poi ogni fine, ogni settimana, decideremo io e Tony a chi è andato il colpo e a chi no. Cioè a chi è andato il punto, in poche parole. L'ultimo è sopra. Ma come faccio a arrivare là mirando? Non posso farlo, okay. Intanto movimento non si sa come, però vabbè. Vabbè, io non ho fatto niente. E tu te, vabbè, tu sei stato fermo nell'angoletto 16 ore. Tu proprio dici la tattica. Ma grande, non ho fatto un cazzo, non ho fatto. Allora, siccome ne muoviamo fare un attacco, pierò questo. Io faccio tanto, Twitch. È tanto che devo utilizzare Blitz, quindi cioè potrebbe. Ma tu prendi Blitz, no? C'è il nemico davanti. Non ti ci puoi avvicinare, no, perché non puoi andare avanti. Per avvicinarti devi andare di lato, quindi ti scopre. Che serve Blitz? Ecco, Mario stava lavorando la richiesta. Gli sparo. Ho in mano una pistola, ti ricordo, signor Tony. Ma che c'entra? Se tu ti vuoi avvicinare a una parte di camminare tutto sto, pure con la telecamera dobbiamo andare a storia. Dai. Ho chiappato una colonna, li mortacci vostri. Non do cazzo, ogni tanto mi tocca fermarmi e girarmi guardando sto andare praticamente, perché non vedo. Forse questa è la direzione giusta. Arrivo, raga, mi preoccupato. Oh, però quando mi devo muovere così, funziona. Vai avanti tu, Tony. Ma sei tu lo scudo. Lo so, ma io sono scudo di lato, lo vedi? Guarda qua come devo camminare. Non posso vedere la porta se cammini. Oh! Non mi posso girare mai più. Che palle! Mario non può più camminare. Cazzo, ma no, la vedevo dritta, la vedevo. Come ha fatto a ammazzarmi? La vedevo dritta, il mio scudo mi dovrebbe aver protetto. No, voglio vedere la kill cam, voglio vedere. Cazzo, no, la voglio vedere. Ah no, ok, no, era un po' troppo di lato ancora. No, ma questa tecnica è difficile. Dov'è Pierre? Fammi vedere se sta a bara. Guardalo. Guarda Pierre come si trova a suo agio. Era Sebastian nella vita precedente. È morto Sebastian. Era Sebastian nella vita precedente. Era sdraiato anche lui, quello lì. Mute. È tornato nella sua vita precedente. Mancano 10 secondi. No, la scossa ha perso 50 HP. Allora, raga, la tattica stupida l'abbiamo fatta. Adesso proviamo a farla una invece una un po' più seria. Una un po' ma più seria. Ma perché era stupida? Era serissima questa. No, ragagliarda. Comunque, adesso proviamo a farla una un po' più seria. Sarebbe, vabbè, in difesa giocheremo normale. Insomma, cercheremo di uccidere tutti. In attacco, invece, poi la tattica serve, la spieghiamo. Ok. Gioco ripetitivo. Armature. Qualcuno di voi c'ha uno scudo? C'è una C4, ma vuoi? Lo scudo no? Dai! Vaffanculo, va! Vaffanculo! Che è successo? Mi sono trovato dietro montagne che mi... No, blitz che mi saliva su per le scale mentre piazzava la trappola. Una della mia trappola. Le trappole di Mario vanno sempre. Vai Pier. Qual è il trappola? Ah. Oh. Bravo Pier. Le mie trappole funzionano sempre. Funziona il problema che ho fatto un tempo a metterle. Bandit. On your head. Ma Jagger dov'è? Jagger è là dietro a uccidere Twitch. No, leggi il futuro, Pier. Attenzione! No! On bandit, be careful! On the right. Dai che sta a caricare! Oh, bravo! Cut! Allora, la tattica seria che faremo in attacco sarà questa. Io andrò avanti. E io sarò gli occhi di Mario. E lui sarà i miei occhi. Ah, quindi posso fare quello che voglio? Sì! No! Tu aiutare a fare gli occhi di Mario. Faccio l'occhio a destra e tu a sinistra. No, Pier, tu verrai con me. Mentre Tony ci guida. È vero, vai. Sì, mi piace fare spionaggio. Mentre Tony? Tony ci guida. Ah, ok. Sì, mi piace fare spionaggio. Il cambio, io faccio il volante, va bene? Ok.
Quindi mi devo mettere dietro di te? No, dietro di me ci si mette nessuno. Sì, dico tutti così. Casomai e poi l'altra notte. Casomai ti metti accanto a me. Okay, no, la tattica di sfuggire. No, la tattica di sfuggire. No, come dicono, tutti appilati. Questa è la tattica guardone. Esatto, non avrei saputo scegliere un nome mio. Ma stanno sopra. Beh, perché sopra non si possono guardare. Non si può fare guardare da sopra. Come si può guardare da sopra? Abbiamo tecnologia moderna. Noi andiamo, passiamo da sotto, facciamo guardare da sotto. Un attimo. Qui, un attimo. Entriamo qui. Un attimo. Aspetta, Piero. Mandami un attimo. Sta arrivando il drone. Nemico rilevato all'esterno, attenzione. Salutami, sono la telecamera ai tuoi piedi. Ciao, occhi, dai, forza, non facciamo tempo da perdere. Yeah. Qui è tutto tranquillo, entrate nella sala conferenze. Però non so se sopra c'è qualcuno. No, vai. Vai, arriva. Vai, monta. Io te l'ho arriva il secondo drone. Wait. No, tu andi avanti, testa di minchia. Che vado davanti io? Devi dare le palle. Allora, raga, a destra dove sta la porta chiusa non c'è. Vedo, questo ha lanciato più smoke lui. Pare sta casa di Bob Marley, non vedo un cazzo, non vedo. Ci vuole portarci. No, raga, ci sta. Non vedo nella porta a nella porta a sinistra ci sta un jammer, lo dovete rompere. Oh. Smettete di muovere che non riesco a sparare. Ok, ho rotto i jammer. Arriva. Allora Mario, aspetta. Hanno spaccato il vetro, ma hanno spaccato. Mario, ce n'è uno in fondo dove stanno i lettini. E ce n'è uno. C'è Puss a sinistra. Lo puoi spottare. Aspetta, arrivo. Aspetta, tu dici se posso spottare. Ce ne sta uno a sinistra. Ma ha rotto il drone, non posso fare più niente. Preso. Bravo. Ma Pirro, tu ti hai un martello, vuoi rompere tutto? Dai, per favore. Ma hanno fatto scoppiare da sotto. C'è uno sotto, vedo. Dai, vabbè, guarda. Aspetta che ricarica, attento montagne. Chi è che ha ferito il coso? Ok, perfetto. Oh, è morto. È morto, ma l'hai ucciso tu, mi sa. Ma tu hai ferito l'ostaggio anni fa e non lo dici. Non me ne ero accorto che hai ferito l'ostaggio io. Oh mio Dio. Mamma mia. Match point è supplementare, che è sta cosa? Questa è nuova. Ah no, ma che è nuova? C'è sempre stata testa di testa. Ma io però l'ho fatto. Io l'ho fatto perché vi volevo fare il match ai supplementari. Il bello è che non ce ne siamo accorti neanche noi. No, non se ne è accorto nessuno. L'ha fatto proprio allora, sotto banco. La cosa buffa è che io sparavo, vedevo il hit marker, no? E quindi pensavo che stava a sparare a uno di loro. E facevo, dico, ma perché non crepa? Perché non crepa? Poi non vedeva saggio, ma non mi sono proprio reso conto. Non mi so. Fuoco amico, meno 5. Non l'ha visto. Non ci facevo caso, perché intanto mi stavano a sparare. Ah sì, arriva. Ma mi è arrivato un colpo, da che cosa? Come arriva montagna dal colpo. Tunnel. Montagna dal tunnel. Io lo distraggo e tu lo ammazzi, eh. Vai, blitz. Mi sei... Ah, ma visto. Ah, ringraziami Pier, ringrazio. Grazie. C'è un altro. Chiudo. Non vedo più nessuno. Comunque c'ho il dubbio che uno di voi mi abbia sparato, perché a questo punto qui come faceva a arrivarmi in colpo? No, io non ho la mia pistola. Hai visto? La mia pistola ha ricaricato. Questo vuol dire che un colpo ci mancava. Vieni qua. Te do un colpo di digolo. Te lo fa vedere io poi quando mi ho. Abbassati, sali, abbassati. C'è uno per le scale. C'è uno per le scale. Per le scale quali? Sei morto. Era Mario che mi sparava. Io dicevo basta. Non era Mario. E bomba! Ne sono due. Per le scale, Mario. Ho ucciso uno. Uno è ucciso uno e le Ash. Twitch l'ho ucciso. Ash. Ma che fa? Ho visto. Non lo so neanche dove. Trappola, ha funzionato. Mario, vai. Dove? A sinistra, lì. Madonna, attenzione le chi. Dai, dal buco. Abbiamo vinto. Yeah. Dal buco. Quella è scritto non. Ho visto un paio di piedi e io ho sparato l'occhio a ponte. Abbiamo vinto. Comunque, ragazzi, no, non concludiamo qui questa puntata. Ma aspettate, vi ricordo sempre in descrizione la pagina Facebook che abbiamo creato apposta per la scommessa che abbiamo fatto. Mi raccomando, partecipate numerosi, soprattutto nel mio esercito, non in quello di Tony. Non fate i cattivi che...
credetemi, vedere Mario Donna è una bella sensazione. Vincerà. Ma Mario Donna e poi Donna dice che non ha nessuno dietro. Tony, ce l'ha. Tony invece bisognerebbe vedere Tony, Tony vogliamo ta- col video no, che la sua mamma lo trucca. Non è vero, non vedrete questo. Questa è falsa pubblicità, è falso. No, 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 succederà proprio questo, succederà. No, è falso. Quindi ragazzi, mi raccomando, partecipate numerosi. Vi ringraziamo per tutti i commenti e le visualizzazioni, mi piace che ci lasciate, per noi ci fa veramente molto piacere. E detto questo, concludiamo il video. Un saluto da Comando Wolf, da Tony e da Pier. Ciao a tutti ragazzuoli. Ciao. Hashtag Mario con la coda. All you gotta do is play.